Buongiorno a tutti. Io posso essere breve, ma qualche cosa pure io devo dire, anche perché ho detto tante volte da quando abbiamo iniziato, quindi figuriamoci. Poi voglio raccogliere il dito del dottore Lang, che mi diceva, e amministrazione. Beh, se c'è la prima amministrazione, che si è posto un problema da generale, è l'amministrazione dove ero io, è la mia amministrazione. Difatti, io mi fa piacere che una volta ero solo io che pensavo queste cose, adesso invece le pensano un po' tutte, e quindi mi fa piacere, anche perché in questo modo uno può essere anche più tranquillo, nel senso che quando è una sola una persona, allora, mentre in questo modo siamo assai oramai, e quindi essendo assai automaticamente abbiamo la certezza che la battaglia l'abbiamo fatta, la continuiamo a fare e avremo anche ragione. Abbiamo ragione per un motivo molto semplice, anzi, prima di tutto io sono pratico perché molte cose le voglio far vedere, se gentilmente mi date la mano. Vedete dove la centrale? Non si vede al punto tale che uno può metterlo pure al contrario. Vedete se vede la centrale qui. Si vede la centrale? No. È un mare. Un mare. Quindi. Che calda l'acqua. Stando così le cose, vedi, lì non è che. Dove ci troviamo è a conoscenza di tutti che è una conformazione orografica del sito, i parametri igrometrici non consentono dispersione così come diceva nell'aria così per la combustione così come dicevano sia l'avvocato che il dottore Lacco. Per il resto che devo dire? Dico poche cose. Prima che quella centrale non può esserci per una serie di motivi che loro stessi lo dicono, a parte che presentano una relazione preliminare, voi dovete dire qualche volta da amministratore se qualcuno su una relazione preliminare riescono rilascia l'autorizzazione. Secondo, le amministrazioni non avevano proprio avuto come? Non è così. No, io voglio dire che su un progetto preliminare che poi ne avevano mandato nemmeno al comune e i comuni non l'avevano, i comuni interessati 6 mesi io per poterlo avere, e poi basta leggere quello che c'è scritto nel progetto. Questo progetto preliminare per rendersi conto che ci sono un sacco di contraddizioni, che comunque le contraddizioni stesse dicono che quella centrale non si può fare. Prima lì prevedevano lo studio delle cenere. Io studio di cenere non ho mai visto, allora, studio delle cenere, mica qualcuno di voi sa che hanno presentato uno studio. Io non ho visto studio delle cenere. In più dicono che la quantità delle biomasse e poi non è una quantità enorme. Beh, non è enorme una quantità di circa 600.000 tonnellate al giorno, all'anno. Io penso che è assai. Sentite quello che dice il presidente dell'Italian Biomass Association. Ed è l'ex presidente. Dice, quello è un reddito agricolo, per cui molte volte non riescono a farla funzionare perché hanno bisogno molto di altro materiale. I quantitativi sono molto elevati quando prendono altro materiale. Si parla di 10.000-20.000 tonnellate. 10.000-20.000 tonnellate e quantità enorme. E lei sono circa 600.000 tonnellate.
Possibile che uno non si rende conto che 16.000 tonnellate non è possibile poterle avere limitrofa di acento, come dicono loro. Perché loro, se leggete dove c'è scritto limitrofa di acento, tanto poi dice, noi riduciamo l'inquinamento. Perché portano una centrale funzionante. Mentre uno, come diceva l'avvocato, uno è fermo dal 93, l'occupo dal 93, l'altro dal 97, e dicono che riducono l'inquinamento. Possibile che si riduce l'inquinamento se non ce ne sono centrali che funzionano? No, loro sono convinti che riducono l'inquinamento. A questo c'è da aggiungere il resto. Scrivono, qua però ci sono tutti gli altri, quindi non è che le cose che vi dico me le invento. Se qualcuno vuol leggere pagina 1, pagina 5, pagina 10 che cosa c'è scritto, ve le posso confermare che lo dicono loro stessi, che poi dicono, giustamente diceva l'avvocato, molte volte limitrofa più al parco, al territorio del parco. Quando poi arriva un rumore, dicono, essendo all'interno del parco, quindi forse sono ricordati, quindi loro stessi una volta dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, essendo all'interno del parco, poi non c'è un rumore. E poi dice, ma tanto oramai, è una cosa molto semplice, tanto. È una zona scarsamente antropizzata. Non ce ne sta nessuno, da non ci vive nessuno, nella zona, nei centri, qua, nei paesi, non ci vive nessuno. Sì e no, c'è un villaggio arrotondo, questo qui. Sì e no, c'è un villaggio arrotondo. L'altra gente, tutti quelli che ci stanno, allora quelli che sono, quelli che la notte sentono i rumori, quelli che ci devono vivere. Quindi voglio dire che c'è una situazione tale che ci sono atti illecite e legittime e illecite, per cui loro, per le cose che dicono, se ne dice un singolo cittadino, va a galera per queste cose. L'Enel invece può dire tutto quello che vuole, dice tanto, poi tanto, dice, anche se da parte non è nell'ambito dei 70 km, possiamo prendere un altro, e dice 56 camion al giorno. Però oh, vai a vedere il bando che hanno fatto a gennaio del 2005 a livello europeo, i camion sono già diventati 90, non più 56, e 90 devono venire, e 90 se devono sono 180, e non potremmo più camminare, almeno con la macchina, a piedi forse è pericoloso, perché se uno cammina a piedi vuol dire se trovo quei camion che sono... In argomento, leggi quello che dice invece lei, 33, mi passano in un'ora 33. E poi vedi, fammi un bando allora, un momento, così, vi faccio vedere il bando, ecco, questo è il bando dice, il numero minimo di automezzi idonei, il minimo, non dice massimo, idonei al trasporto di biomassa legnosa e elevata capacità e dotati di sistema di scarico e di copertura necessario per l'acquisizione dei lotti è il seguente. Un lotto da 40 automezzi, secondo, un lotto da 30 automezzi, terzo, un lotto da 20 automezzi. Questo è l'oro, bando, non è che me lo invento io, bando, gennaio del 2020. Del 2005, questo è quello che dico. Allora, stando così le cose, ci sono tanti fatti negativi che, indipendentemente dal fatto che non hanno mai parlato con l'istituzione, con la popolazione, hanno presentato un progetto, uno va a fare un progetto in una zona e non parla con le istituzioni, a qualcuno poi fra le altre cose ce lo mettono nell'elenco. Ma non lo manco invitano quando fanno qualche riunione. Di fatto, ho sottoscritto, nell'elenco c'è. Ma quando siamo andati a Roma l'ultima volta, io non avevo avuto invito. Loro avevano fatto lettera a te, Scalzebroni, tutte le altre amministrazioni, quelle che riguardavo. C'era scritto pure un rotondo, ma l'invito a me non era mai arrivato. E poi non ci hanno fatto nemmeno firmare. Perché là, quando siamo andati a Roma,
mica ci hanno fatto firmare un documento dovrò fare solo quelli che erano favorevoli, quelli 4-5 comuni che non hanno senso, perché se su 31 gli atti ufficiali sono che su 31 comuni 28 amministrazioni hanno detto no, due si sono astenuti e uno solo è stato favorevole. Quello è l'atto ufficiale, e quello è quello che conta, è quello che deve tener conto chiunque tratta questa materia. Non è che ci può essere altro. Anche lei. E io ho concluso perché sono qua che mi metto a parlare ancora chissà quanto tempo, meglio che ho concluso perché che, sa, parlare per ultimo è bello perché uno può pure non parlare quasi, però poi se pure è preso. Vuol dire che parla e poi la gente si scoccia. Allora uno deve tener conto che le persone che ascoltano, che cadute, hanno anche fretta, quasi si tratta di andare a mangiare, per esempio. Io voglio aggiungere solo una cosa, e concludo, poi avremo modo di parlarne in altra occasione. Concludo. Qua ci sono pure i cattolici, no? Non c'è gente qua che professa la religione cattolica, viene seguito. Sapete cosa dice un cardinale? Chi inquina perde la grazia di Dio.